amiche e amici di Orsini TV, oggi con le nostre telecamere siamo a Tavuglia per seguire una premiazione, un'attribuzione di un premio importante. Il premio è La Moda Veste la Pace 2021, realizzato da African Fashion Gate. Verrà assegnato questo premio a Franco Morbidelli, scopriremo tutti i dettagli. È un gesto come quello di Franco Morbidelli, aiuta perché lui è molto seguito, è uno sportivo che ha una grande credibilità, è una persona che ha dovuto affrontare anche delle difficoltà, degli infortuni, ha dovuto ricominciare, ha dovuto accettare delle sconfitte e poi invece ha reagito vincendo, e ovviamente una figura come la sua, quello che poteva magari per lui sembrare un piccolo gesto, dettato da una sua volontà di dimostrare la sua sofferenza di fronte alla morte di George Floyd, l'ha resa un gesto di comunicazione fortissimo. Col direttore generale della sezione antirazziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a questo importante appuntamento che accende un faro su Tavuglia e sullo sport che a noi è tanto caro. È un'occasione molto importante perché oggi premiamo con il premio La Moda Veste la Pace Franco Morbidelli, che è un campione di motociclismo molto noto, anche molto impegnato, con una passione civile che lo contraddistingue, che lo ha portato nel maggio scorso, dopo la morte di George Floyd, di compiere un gesto simbolico molto significativo, facendo scrivere dietro il suo casco la parola uguaglianza nelle lingue più parlate al mondo. E questo è stato un gesto assolutamente non scontato che ha colpito moltissimo, soprattutto i giovani che lo seguono con grande continuità. Siamo nel cuore della terra di piloti e motori e di conseguenza è evidente che qua noi respiriamo aria di motori e soprattutto viviamo qui a Tavuglia la vicinanza stretta di Valentino Rossi. Quando mi hanno invitato a venire qui per premiare Franco Morbidelli mi hanno detto lo faremo a Tavuglia e io ovviamente conosco Tavuglia come tantissime altre persone, perché ricordiamoci sempre che è uno dei comuni più noti al mondo, Tavuglia, e per me quindi è un piacere poter vedere com'è il comune, parlare un po' col sindaco, con le autorità e anche con i piloti che vivono, lavorano qua, perché è una realtà importantissima sia dal punto di vista imprenditoriale ma anche diciamo di attività sportive, risultati sportivi che rendono onore al paese intero. Può essere lo sport uno dei veicoli per far arrivare il messaggio di uguaglianza? Lo sport è sicuramente uno degli ambiti educativi più importanti, che aggregano le persone, educano i giovani e lavorando in gruppo con soprattutto gli sport di squadra annullano automaticamente ogni differenza, perché inizia la competizione, inizia il lavoro comune, lo sforzo comune in vista dei risultati sportivi. Ma non solo questo, automaticamente una persona che pratica uno sport lo fa aperto verso l'altro, quindi è un veicolo sicuramente di accettazione di ogni diversità e di condivisione di momenti importanti di crescita personale. Con Nicola Paparusso, scrittore, produttore televisivo e soprattutto oggi è qua in veste di ideatore di African Fashion Gate e di ideatore di questo premio. Sono tra i fondatori di African Fashion Gate, un'organizzazione nata a Dakar e poi diciamo ha trovato estensione in Europa, in Italia soprattutto. Il premio La Moda Veste la Pace è creatura di African Fashion Gate, in quanto nasce proprio dalla volontà di premiare quelle personalità nell'ambito della moda, nel settore moda, nel settore design, che si sono distinte per ragioni umanitarie, cioè che hanno messo al secondo posto lo stile e al primo l'anima, al primo i valori fondamentali dell'uomo.
Generalmente il premio che ricordiamo è stato assegnato a Valentino Garavani, a Giorgio Armani e a tanti altri personaggi, viene consegnato a Bruxelles. Questa volta una eccezione che ci fa onore nel accendere questo potentissimo faro d'attenzione su Tavuglia. Tavuglia è una città di inclusione perché poi raccoglie la visita di migliaia di persone, quindi una città che accoglie, ma soprattutto patria di campioni che anche loro hanno messo al secondo posto l'obiettivo vincere sulla velocità, ma sui valori umani invece puntare tutto. E quindi Franco Morbidelli, il ragazzo della porta a fianco, il classico bravo ragazzo, il ragazzo che praticamente ha cercato di esprimere concetti che oggi fanno cronaca e non più bella figura nei nostri telegiornali. L'idea di fondo di African Fashion Gate è comunque creare un ponte ideale nel mondo della moda tra l'Africa e l'Italia. È iniziato così. L'obiettivo iniziale di African Fashion Gate era quello di creare proprio un ponte, un bridge tra l'Africa e l'Italia di interscambio culturale della moda. La moda europea aveva molto da imparare dall'Africa e viceversa, quindi creare questo scambio interculturale. Nel tempo ci siamo resi conto che la moda aveva forme superstite di razzismo, di discriminazione al suo interno, e quindi l'obiettivo primario è diventato invece sconfiggere queste forme di discriminazione che erano la base poi dello scambio interculturale. Se pensiamo che quando abbiamo iniziato c'era solo Naomi Campbell sulle passerelle internazionali a sfilare, e oggi possiamo invece vantare una parità numerica tra le modelle bianche e le modelle nere, tra i designer bianchi e i designer neri. Questo è un risultato che abbiamo ottenuto con anni e anni di contestazione, anni e anni di manifestazione della nostra volontà fortissima a cambiare le cose nell'ambito della moda. Mi piace molto l'apertura mentale, mi piace molto l'aggregazione. Ogni tanto me ne dimentico, ma sono uno che segue la strada dell'amore, no? Sono convinto che che l'amore è la risposta, quindi seguire quella strada lì, secondo me, è la strada giusta. Ci si dimentica di questa cosa perché andando, la vita ti porta ad andare forte, ti porta appunto a perdere di vista questa cosa qui, che secondo me è molto importante. Con Franco Morbidelli, fresco del premio La Moda Veste la Pace 2021, è un premio che abbiamo visto ti ha colpito particolarmente. Sì, devo essere sincero, non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa e un evento così importante, sono sincero. Quando mi hanno informato di questo riconoscimento l'ho preso molto alla leggera, come prendo io spesso le cose, e invece è stato molto piacevole vedere tutta l'accoglienza e vedere l'importanza e la serietà e l'importanza in questo sentimento e in questo riconoscimento. Quindi sono molto contento di aver vissuto questo pomeriggio, ecco. Dopo il secondo posto al campionato del mondo dell'anno scorso era difficile attirare ancora più attenzione se non vincendo il campionato mondiale. Invece ce l'hai fatta lo stesso, prima l'infortunio e adesso questo cambio addirittura in corsa, è proprio il caso di dirlo, verso la Yamaha ufficiale. Sì. Dopo l'anno scorso sapevamo che sarebbe stato molto difficile quest'anno, specialmente con la condizione tecnica che vivevamo, ma sì, durante l'anno c'è stato questo infortunio e mi sono fermato e il team risalirò su una moto ufficiale senza praticamente aver corso. E sono contento di questo raggiungimento sportivo, sono contento, sono grato a Yamaha per questa opportunità sicuramente, sono grato al team Petronas per l'opportunità che mi ha dato negli scorsi due anni.
e mi sto impegnando molto per riuscire a recuperare il prima possibile da questo infortunio e tornare al 100% e dare il massimo sopra la IMA ufficiale. Sappiamo che sei proprio pronto per andare in palestra, il ginocchio è ben protetto, l'appuntamento è per il 18-19. Sì, ci siamo dati questo obiettivo, che è quello di correre a Misano, e ce la sto mettendo tutta. È dura, ma ci sono miglioramenti incoraggianti in vista di Misano, quindi spero di farcela. Come si dice in questi casi, con la padrona di casa. Allora, Francesca, sei contenta di aver ospitato invece del Consiglio europeo di Bruxelles questa, come hanno detto prima in conferenza, no? È diventata una succursale della sede dell'Europa oggi Tavuglia. Quasi quasi mi rendo conto adesso, perché forse prima non mi ero resa conto bene, però sono molto contenta e a nome di tutta Tavuglia chiaramente. Questo è un'ospitalità... non dico doverosa, perché è qualcosa che ci sentiamo nostro, quindi grazie a Franco che ci ha permesso di vivere anche questa emozione. Lo ringrazio tantissimo, spero che in futuro tanti sportivi seguano questi esempi e noi a Tavuglia possiamo solo godere di questa luce riflessa grazie a queste persone con un grande cuore. Al tavolo c'era un'atmosfera molto bella, dalla platea si percepiva proprio un'atmosfera concentrata, non dico commossa, ma insomma quasi. Lo stesso Franco ci ha svelato che non se l'aspettava, insomma direi che si può considerare un evento assolutamente riuscito. Sì, penso di sì. Chiaramente prima di intercedere nei confronti di Franco rispetto a questo premio che solitamente viene consegnato al Parlamento europeo, però considerato che Franco insomma, è reduce da un intervento, quindi sta facendo un grandissimo lavoro per tornare a correre il prima possibile, ci hanno chiesto di ospitare l'evento. E al tavolo chiaramente non siamo come al Parlamento europeo, qui siamo una famiglia e lo sentiamo. Penso che anche chi ci guarda, chi ci ascolta riesca a percepire lo stesso sentimento che viviamo noi. Se da una parte è vero che il merito di uno sportivo è da attribuirsi al suo talento e alla preparazione impartita dall'allenatore, è altrettanto indiscutibile l'assunto che al merito della famiglia e della scuola se i bambini crescendo possono diventare dei Franco Morbidelli, cioè campioni di motociclismo e umanità. I bambini per fortuna sono immuni alle discriminazioni perché sono capaci di vedere le persone per quelle che sono senza pregiudizi. Se mettono in atto un comportamento razzista o discriminatorio è perché lo stanno emulando o lo hanno assimilato dall'esterno, come ad esempio a scuola o a casa. Ecco perché è importante che i figli crescano in un ambiente improntato al rispetto reciproco e all'apertura della multiculturalità. Attenzione allora a quello che diciamo. Da questi luoghi comuni può originarsi un pensiero ostile verso alcuni gruppi, ad esempio per il colore della pelle. Ecco allora in cui si manifesta in forma meno evidente l'atteggiamento razzista. Le manifestazioni promosse in tutto il mondo dagli attivisti del movimento Black Lives Matter hanno concesso al premio La Moda Veste la Pace l'opportunità di dare risalto ai tanti campioni dello sport che hanno speso parole dure e condanna nei confronti degli episodi di discriminazione che in alcuni casi hanno subito personalmente. Franco, indossando il casco dell'eguaglianza disegnato dall'eccellenza Aldo Trudi, hai detto al mondo e in pizza non conto il colore della pelle, la scelta sessuale o la religione. Hai sottolineato che in questo emozionante e sconvolgente sport non c'è nero, bianco, gay o etero, cristiano o musulmano, ma soltanto chi è veloce e chi lo è di meno. Caro Franco, il motociclismo attraverso te può essere un potentissimo strumento per promuovere la coesione sociale e trasmettere importanti valori, quali il reciproco rispetto e la tolleranza.
con Marietù Dione, la presidentessa dell'associazione African Fashion Gate. Siamo proprio alla fine della manifestazione, lei ci ha chiesto di parlare dopo, forse per raccontarci le sue emozioni durante questa manifestazione. Esatto, ciao, salve a tutti. No, è stata un'emozione molto fortissima perché veramente non me l'aspettavo, perché Franco è una persona molto umile, introverso. È stato un onore a tutte le persone che abbiamo incontrato e grazie veramente a tutti. Con Aldo Drudi, conosciuto da tutti, oggi qui espressamente con questo ruolo, l'uomo dei caschi. L'uomo dei caschi, dicono quello che colora la velocità, mi hanno detto, infatti non mi sono reso conto di tutta questa progressione, però è la verità, sì. Coloro i caschi di questi ragazzi e condivido queste bellissime storie sportive, ma spesso e volentieri ci sono anche in parallelo le vite di ognuno di loro e in questo caso con Franco abbiamo fatto qualche cosa che andava al di là, no? Il messaggio andava un po' al di là dello sport. Siamo andati ad un livello diverso, naturalmente condiviso da me subito, e vedere che Franco nei 10 giorni prima della gara avesse tanto spazio come interesse, come impegno per un argomento così importante come quello della battaglia al razzismo mi ha fatto felice, perché credo proprio che lo sport debba essere veicolo anche di messaggi più alti. In qualche modo in questa risposta c'è già la risposta alla domanda che volevo fare: a chi viene prima l'idea? In questo caso è evidente, l'idea è venuta prima a Franco, e lì per lì qual è stata la reazione? Bell'idea oppure pensiamoci un attimo? No, assolutamente bella, perché devo dire che in altre occasioni avevo tentato con altri piloti di approfondire su argomenti che avessero un peso a livello sociale, ma erano tutti molto più concentrati sull'evento sportivo, sulla gara o su quello che volevano dire al popolo dello sport, no? Ai motociclisti, ai tifosi. In questo caso si è realizzato un po' anche un mio piccolo sogno, cioè quello di provare ad elevare un po' il messaggio. Io faccio parte della storia perché bene o male sono quello che mette in bella copia le idee dei piloti, e alzare il livello ha fatto comodo anche a me e mi ha fatto anche molto piacere. Con l'artista Guido Airoldi allora siamo qua per farci raccontare del nuovo progetto, un progetto inedito dedicato espressamente a Tavuglia. Sì, esatto. Io ho avuto l'onore che African Fashion Gate mi commissionasse il progetto per il nuovo monumento contro le discriminazioni che verrà installato qui nell'antistante piazza del comune a Tavuglia. E che avrà delle dimensioni attorno a 3 metri, che ricalcherà quello che in piccolo invece sarà il trofeo premio contro le discriminazioni, e appunto in forme e dimensioni più piccole. Diciamo che partendo da 2 fogli di carta, le nostre vite sono fogli su cui si scrive, e seguendo i processi che si utilizzano quasi come quelli degli origami, ho creato 2 elementi che vogliono così evocare 2 persone con storie diverse, con passati diversi, che apparentemente sono monolitiche, ma in realtà recano dietro di sé delle ferite, delle storie, delle sofferenze, ma anche delle gioie. Quindi questi 2 elementi che, avvicinandosi, sfiorandosi, vanno a comporre un solo elemento, come a dire che il percorso della vita è da vivere insieme. L'opera si chiamerà Together, appunto, contro le discriminazioni, perché insieme dobbiamo vincere e nessuno deve rimanere escluso. Un evento a tratti emozionante, come avete potuto seguire e vedere, un momento bello di sport, di moda, ma soprattutto un momento nel quale tutto quello che ruota intorno ai diritti umani, all'uguaglianza, è stato portato alla ribalta, nella maniera più trasversale forse, ma nella maniera più sicuramente efficace. Tutto questo documentato dalle telecamere di Rossini TV, come sempre, e l'appuntamento è per una prossima occasione.